Mario Del Giglio, La vita per la vita, attraverso Mario Del Giglio, 31 ottobre 1987. Domanda: perché oggi il mezzo soffre nel ricevere le comunicazioni? Entità non identificata. È dovuto alla sua separazione tra il suo spirito e il corpo. Sente il vincolo tra i due. E sente di non accettare il corpo che si deteriora. Invece lo spirito evolve e ringiovanisce, si fa per dire, in quanto lo spirito è sempre giovane nell'avvenire infinito. Il dolore fisico cessa quando non esiste separazione tra spirito e corpo. Quando lo spirito prende coscienza del sé, sa servirsi del corpo e può plasmarlo a suo piacimento. La natura delle comunicazioni deve prendere coscienza diversa. Vi prego, siate sempre accorti nelle frasi, nei concetti, nei dialoghi e scoprirete infinite gamme di esperienze. Se non c'è tanto interesse al fenomeno, è positivo per alcuni e per altri no. Se c'è interesse alla spiritualità, è positivo per alcuni e per altri no. Ma ricordate, un giorno tutto ci collegherà al filo che ci ha portato insieme e ci ricondurrà alla sorgente di vita dalla quale siamo infinitamente nati. Il filo che ci unisce può momentaneamente staccarsi, ma ricordate che sempre esiste una cosa che ci unirà per sempre, l'amore. Oggi non è stata una comunicazione facile, direi sofferta e faticosa. Che il Signore benedica tutti i fratelli. Pace a voi.